Premanzato qui oggi al Parco Delta del Po per proporre la candidatura a patrimonio UNESCO. Sì, è un tappa importante perché unisce un'area che è sempre stata abbastanza divisa nell'amministrazione, però invece unita nella valorizzazione del territorio stesso. È un passo che ci consente di mettere insieme non solamente il valore ambientale che ha questo territorio, ma anche tutti gli operatori, gli stakeholder come si chiamano, che hanno interessi anche economici di lavorare in questo ambiente, che è un ambiente delicato ma ha una grande potenzialità. Si iscrive in una rete più ampia delle aree della biodiversità e delle biosfere, quindi ovviamente abbiamo una responsabilità nella valorizzazione dello stesso. Cosa significa entrare nel patrimonio della biosfera? Beh, significa entrare in una rete globale che consente di far conoscere a tutto il mondo che ci sono delle aree che hanno una valenza ambientale, paesaggistica e anche culturale estremamente importante per tutto il sistema mondiale. E quindi ci consegna una responsabilità nella valorizzazione dello stesso. Significa poi riuscire anche a scambiare delle informazioni tra le varie punti del mondo per poter migliorare la condizione ambientale e in qualche modo iscriversi anche in una protezione generale. Quindi internazionalizzare, interregionalizzare e sostenibilità. Sì, sono le tre parole chiave, anche se oggi la sostenibilità deve andare di pari passo con chi vi abita, perché chi vi abita, chi è residente in un'area protetta come queste deve avere la stessa certezza di trovare un'opportunità e non semplicemente dei vincoli, ma è quello che mi pare che sia emerso oggi in maniera preponderante, che in qualche modo possa essere la linea che unisce anche l'interregionalità.